In occasione della visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Milano per Expo 2015, i collettivi universitari insieme ai sindacati di base hanno manifestato contro la riforma del lavoro del governo che elimina i diritti dei lavoratori e consente ai padroni di licenziare guadagnando e contro lo spreco di denaro pubblico per un progetto all'Expo, le cui uniche certezze sinora sono costituite dalle indagini della magistratura sulle infiltrazioni mafiose e dalla mancanza di una vera crescita occupazionale per i giovani che, grazie all'accordo firmato a CGIL e CISL UIL proprio per Expo 2015, dovranno lavorare gratuitamente tramite i contratti di volontariato. Si sta vedendo infatti questa porcata dell'Expo, per cui su 25.000 posti di lavoro circa 4 quinti, cioè 20.000, di fatto sono lavoro totalmente gratuito. È una cosa vergognosa. Avevano detto che l'Expo avrebbe portato centinaia di migliaia di posti di lavoro pagati, sarebbe stata una risorsa per uscire dalla crisi, e invece si dimostra per l'ennesima volta come le politiche capitalistiche reintroducano di fatto una schiavitù degna dell'antico Egitto. Renzi si era presentato per cambiare verso, secondo te sul lavoro e sulle politiche dei giovani ha cambiato realmente verso? La cosa è certa, sta cambiando in peggio. Oggi assistiamo tranquillamente, senza battere ciglio, che la precarizzazione, la flessibilizzazione del rapporto di lavoro, e l'Expo è una di queste certezze, tant'è vero che tutti quelli giovani che lavoreranno all'Expo sono sostanzialmente lavorano gratis. Questa la dice tutta in che termini e come si vuole approntare il futuro. Questo non è un futuro, ma diventa in realtà l'oscurantismo del nuovo liberismo renziano. Tu fai parte di un sindacato che alle prossime elezioni in azienda, nei posti di lavoro, non si potrà presentare per l'accordo sulla rappresentanza che CGIL, CISL UIL e UGL hanno fermato. Secondo te questo accordo equivale alla democrazia o al contrario? È stata tolta la democrazia nei luoghi di lavoro? Guarda, la cosa bella è che da noi le elezioni ci saranno a fine mese. Già l'accordo passato comunque non era democratico, perché comunque un terzo dei delegati spettava comunque a CGIL e CISL UIL senza tenere conto dei voti che prendevano. Con questo accordo alla fine noi non ci possiamo presentare, perché alla fine viene messo in discussione il diritto di sciopero, perché se noi accettiamo questo accordo saremo ostacolati nel poter indire gli scioperi. Noi possiamo anche autolimitare il nostro sindacato, ma non possiamo autolimitarci per quanto riguarda il diritto di sciopero. Contestiamo il tavolo, il progetto di Women for Expo, che è uno dei progetti interni ad Expo, che dovrebbe portare una visione, una prospettiva specificatamente sul mondo femminile, e che porta una prospettiva, una visione assolutamente stereotipata e di tipo patriarcale, da cui stiamo cercando di liberarci da decenni, e che comunque ci insegue e ci perseguita. Per cui le donne nutrono il pianeta, le donne sono buone a scambiarsi le ricette, le donne si prendono cura degli altri, che è vero, lo fanno da millenni a titolo assolutamente gratuito, sono sostanzialmente quelle che sostengono il welfare che non esiste, e questa cosa per noi va assolutamente ribaltata. Expo nel 2015, se voleste parlare di donne dovrebbe parlarne assolutamente in un altro modo. E coloriamo noi un po' di verde e di rosa, non ci lasciate neanche avvicinare all'hangar picotto.